In uno scenario magico dove a fondersi sono l'arte, la cultura, l'ambiente, l'imprenditoria e il sociale, si è svolta la nona edizione del premio Pio Alferano, organizzato dalla Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito con presidente Santino Carta. Il prestigioso premio quest'anno è stato conferito a 7 personalità. Il direttore artistico del premio, il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi, ha consegnato insieme alla giornalista televisiva Greta Mauro, che ha brillantemente condotto la serata, l'ambito riconoscimento realizzato dallo scultore Livio Scarpella, una pregiata scultura in ceramica ispirata alla figura mitologica greca di Medusa. A ricevere il premio il regista Luca Miniero, che ritorna a Castellabate dopo diversi anni, emozionato nel rivedere i luoghi, gli scorci e la gente di Castellabate. Siamo qui per lui, per Luca Miniero, dice Sgarbi, il Fellini di Castellabate. Luca Miniero dopo diversi anni ritorna a Castellabate, ritorna per essere premiato ancora una volta per il suo lavoro svolto e con il tempo per quanto riguarda il cinema. Tutti ricorderete il famoso film di Benvenuti al Sud che ha dato insomma grande successo alla città di Castellabate e continua ad avere successo grazie a questo film. Questa sera sei premiato al premio Pio Alferano. No, devo dire che mi ha chiamato appunto un amico, Enrico Nicoletta, col quale appunto abbiamo fatto tutti i sopralluoghi per questo film, tipo a giugno, 2 o 3, forse addirittura a maggio, quindi per me è stato subito un piacere venire, quindi mi aveva appunto detto che sarebbe stata questa cosa, per me molto importante, sia per il premio, ma soprattutto per ritornare a Castellabate, avere l'occasione per rivedere quei posti, quei luoghi che sono anche così cambiati, devo dire in meglio secondo me, nel senso che c'è più vita rispetto a prima e devo dire che con la pandemia abbiamo capito che cosa significa stare senza turismo, quindi io ho trovato un paese fantastico, devo dire, mi ha portato a girare per tutte le strade che del film alcune me le ero pure dimenticate e me le ricordava lui, insomma per me è stato un grande piacere tornare. Ecco, ritornando qui ti è venuta la voglia di girare, stando poi Sì, con Enrico ti è venuta di nuovo la voglia, quindi possiamo brava, già sì. anticipare che Beh, magari ci magari sarà sì, qualcosa poi in sai, cantiere. purtroppo non dipende soltanto dal regista, però Lo so. insomma sarebbe molto bello riuscire a fare quel famoso terzo episodio che non si è riusciti a fare. I rapporti con gli altri sono assolutamente ottimi, anche con Medusa che ha prodotto i primi due, e quindi siamo certi che prima o poi qualcosa succederà, e spero a Castellabate. Insomma, veramente grazie, perché poi è vero che il film ha aiutato Castellabate, è anche vero che è Castellabate che ha aiutato il film, quindi grazie a tutti voi. Cultura e gentilezza sono invece le caratteristiche di Gennaro Sangiuliani, come ha scritto Vittorio Sgarbi nella menzione del premio conferitogli. Un premio che avviene in un contesto di grande cultura, di una cultura che evoca la nostra tradizione, la grande Magna Grecia, e quindi un premio, come dire, in sintonia anche con i miei studi. Un suo invece pensiero sulla città di Castellabate, ovviamente non è la prima volta che viene qui. No, non è la prima volta, ho presentato proprio in questo luogo uno dei miei libri qualche anno fa, ci sono tornato altre volte, è un luogo da un punto di vista della natura incantevole, una grande, grandissima potenzialità turistica che forse merita ancora di essere sviluppata meglio. Non chiamar felice chi possiede molte ricchezze, si addice di più quel termine a chi sa curare da saggio i doni degli dèi. Sono parole che provengono dal profondo del cuore e che fanno parte della menzione fatta da Vittorio Sgarbi a Massimo Osanna, direttore generale dei musei del MIC. Beh, per me è un grande onore, sono orgoglioso, sono molto contento di venire qui a Castellabate per questa occasione, è un posto tra l'altro bellissimo, una bella manifestazione che devo dire, sono contento si ricordi quello che è stato fatto a Pompei, un luogo straordinario che diceva ha vissuto anni di criticità e che adesso possiamo dire abbiamo restituito al mondo in una maniera che veramente come non è mai stato prima. Un suo pensiero sulla città di Castellabate, come l'ha trovata? Un posto straordinario, devo dire, lo conoscevo soprattutto dal film, ma esserci di persona è veramente un'esperienza che mi induce a pensare e tornerò spesso.